Ma c'è qualcosa che il governo sta facendo? Non lo dice apertamente, ma se uno guarda bene sulle comunicazioni ufficiali, vede che il governo, appunto, ciao, benvenuto. Ecco, stiamo andando verso la fine di questo anno e sono ancora tante le domande delle persone che ci chiedono quando ci sarà la sanatoria. In questo anno c'è possibilità di credere ancora, c'è possibilità di sperare che le persone che sono presenti sul territorio italiano senza permesso di soggiorno potranno avere una possibilità di regolarizzare il loro soggiorno in Italia. Allora, vediamo subito, soprattutto, prima di tutto, vediamo cos'è la sanatoria. La sanatoria, diciamo, è quell'azione del governo che mira a regolarizzare le persone che sono presenti sul territorio italiano, ma che hanno un permesso di soggiorno che non è valido, oppure che sono arrivati irregolarmente sul territorio italiano. Lo vediamo tra poco, vediamo adesso la situazione, del governo che abbiamo, vediamo se c'è possibilità di sperare che ci sarà una possibilità di regolarizzarsi. Ecco, prima di iniziare, quindi sono Gamaliele Gnossava e sono il fondatore del sito permessodisoggiorno.org, dove vi diamo tante informazioni per poter appunto aiutare tante persone che hanno bisogno di integrarsi a trovare un modo veloce e chiaro per poter avere un permesso di soggiorno, un lavoro, quindi integrarsi come si deve. Ecco, metti mi piace su questo video, condividilo con i tuoi amici, verifica se ti sei ben iscritto su questo canale in modo che tu possa sempre avere le notizie quando parleremo di tanti altri argomenti, soprattutto quando facciamo anche dei video in diretta. Quindi qui sotto dove sta scritto iscriviti in italiano, s'abonner en français, subscribe in English. Ecco, iniziamo. Allora, la sanatoria non è come il decreto flussi che riguarda le persone che devono venire in Italia per poter semplicemente lavorare, quindi su chiamata oppure se sono stati contattati da un datore di lavoro. La sanatoria riguarda appunto, come lo dice, le persone che hanno bisogno che la loro situazione in Italia venga sanata, quindi venga regolarizzata. Spesso anche si parla di emersione, quindi chi svolge un lavoro irregolare, cosiddetto lavoro in nero, per poter appunto riuscire a regolarizzare la sua posizione, riuscire a pagare le tasse, pagare i contributi per garantirsi anche una dei benefici come l'assistenza sanitaria, come la pensione e così via. Ecco, quindi tutte le persone che lavorano senza contratto, che lavorano senza, perché non hanno un permesso di soggiorno, appunto, quelle persone hanno bisogno di una sanatoria, hanno bisogno di essere regolarizzate. Ecco, quindi il decreto flussi di solito non tratta di queste persone, ma tratta di categorie che il governo preferisce e poi decide di chiamarle per poter svolgere questo lavoro. E no, una cosa un po' contraddittoria è che queste persone vengono chiamate dall'estero, mentre anche qua sul territorio italiano ci sono altre persone che potrebbero svolgere lo stesso lavoro se il governo avesse scelto di regolarizzare quelle persone. Ecco, quindi detto questo, vediamo la situazione attuale. Quindi, allora, la sanatoria è un'azione del governo, ma il governo che abbiamo da quando che, insomma, è stato eletto, se posso dire così, ha avuto alcune azioni, ma in ambito del settore dell'immigrazione abbiamo visto quindi il decreto flussi che ha riguardato un gran numero di persone, ma fino adesso non si dice tanto per quanto riguarda la sanatoria. Ma prima di tutto c'è questo silenzio assoluto su questo argomento che magari potrebbe sottintendere che il governo non vuole regolarizzare le persone che sono arrivate su questo territorio italiano. Ma c'è qualcosa che il governo sta facendo? Non lo dice apertamente, ma se uno guarda bene sulle comunicazioni ufficiali, vede che il governo appunto non vuole regolarizzare queste persone, ma sta facendo dei rimpatri, sta rimpatriando queste persone che sono irregolari sul territorio italiano.
Senza tardare, vorrei semplicemente farvi vedere un recente comunicato del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che appunto ha parlato di quanto stanno facendo per quanto riguarda i rimpatri delle persone che sono irregolari sul territorio italiano. Recentemente in un tweet il ministro ha pubblicato appunto le ultime persone che sono state rimpatriate. Il ministro l'ha chiamato operazione straordinaria, in cui dice che 21 migranti irregolari sono stati rimpatriati con volo charter, quindi un volo che è stato appunto messo a disposizione dal governo per poter rimpatriare direttamente queste persone. Leggendo quanto ha scritto il ministro, dice quanto segue. E altri 21 migranti irregolari sono stati rimpatriati con vol charter grazie alle operazioni straordinarie condotte dalle questure. Ecco, quindi dalle questure, diverse questure, quindi indicano delle persone che possono essere rimpatriate. Salgono così a 3.442 nel 2024 gli stranieri che senza titolo per rimanere in Italia sono stati ricondotti nei loro paesi di origine, numeri in costante aumento rispetto all'anno precedente. Ecco, questo è quanto ha detto il ministro, quindi ciò che stanno dando come risposta alla tesissima sanatoria di tante persone. Sono questi numeri, sono questi rimpatri di queste persone che potrebbero facilmente lavorare, svolgere un'attività di lavoro subordinato, che anche in questo momento stanno facendo in nero perché sono nelle case dove si occupano degli anziani, sono nei campi dove si occupano della raccolta dei frutti e verdura che finiscono sui nostri tavoli, sono dappertutto nei ristoranti dove questi signori vanno a mangiare. E tutte queste persone sono senza permesso di soggiorno e lavorano temendo che un giorno, del momento all'altro, possono essere subito rimpatriati. Basta che ci sia un controllo e queste persone subito vengono rimpatriati. E come lo vedete, quindi sono diverse questure che danno i numeri e delle persone che possono o devono tornare nel loro paese. Ecco. In conclusione, quindi possiamo dire che non c'è speranza in questo momento proprio di riuscire ad avere la possibilità di regolarizzarsi. Seguiremo questo tema da vicino. E vi lasceremo sapere se ci sarà un cambio di idea su questo tema per poter riuscire a regolarizzarsi. Ecco, se hai bisogno di assistenza, di consulenza per poter evitare di cadere in queste irregolarità in cui potresti anche tu finire rimpatriato o rimpatriata nel tuo paese, non esitare a contattarci, vedremo come evitarti questo rimpatrio, come le questure stanno facendo. Ti aiuteremo per poter riscattare il tuo permesso di soggiorno, fare sì che tu possa essere regolare. Valuteremo la tua situazione e ti faremo sapere se c'è qualcosa da fare su questo. E grazie, a presto. Seguici sul sito permessodisoggiorno.org e iscriviti su questo canale, sul nostro canale su YouTube, anche seguici su Facebook dove diamo tantissime altre informazioni. Grazie, a presto. Ciao ciao!